tutti, benvenuti, sono Daniele Marotta, questo è il canale YouTube dell'Accademia del Fumetto, siamo infatti online e siamo qui per questo nuovo video. Oggi parliamo di una cosa un po' particolare, e cioè la differenza che c'è fra il testo e l'immagine. Voi mi direte che la sapete già ovviamente, ma in realtà il fumetto è un linguaggio che unisce insieme queste due lingue. Il testo e le immagini. Per poter fare fumetti efficaci bisogna capire e sapere la differenza di questi due linguaggi, di queste due lingue, di questi due codici, ecco meglio. Come il cinema, per esempio, ha il suono e ha l'immagine, il movimento. Allora, facciamo un esempio. Se io vi faccio vedere questo testo, voi non sapete di cosa si tratta lì per lì. Poi, dopo un'attenta osservazione, vedete che è un primo passo della Divina Commedia scritto in un codice. Invece, se vedete questa cosa, capite subito che si tratta di un'icona che vi dà un'indicazione che è immediatamente comprensibile a prescindere da chi voi siate, da che parte del mondo lo vediate. Per cui questa è la differenza sostanziale che c'è tra l'immagine e il testo, ovvero l'immagine viene decodificata immediatamente, perché l'immagine riproduce una forma che esiste in natura, per cui noi conosciamo quella forma, la sua imago, la sua immagine viene subito riconosciuta, è una questione di pochi decimi di secondo rispetto all'originale, e quindi noi capiamo subito di che si tratta. Invece il testo scritto è un codice, per quanto noi siamo bravi a leggere, per decodificare la scrittura ci vuole qualche tempo in più rispetto all'immagine, e quindi dobbiamo tradurre le lettere in significato e poi dobbiamo capire il significato. Per cui la differenza di base è che il testo si decodifica in un tempo leggermente maggiore rispetto al disegno, che invece si vede subito. Questo è un primo aspetto. Quindi potremmo dire l'immagine è certamente più efficace del testo. Infatti esistono per esempio dei fumetti che sono solo immagini, per esempio l'approdo del bravissimo Sean Tan è un fumetto molto significativo, molto bello. Tra virgolette, un fumetto senza testo c'ha anche la facilità di essere tradotto e diffuso in tutto il mondo. Penso anche a Love di Frédéric Bremont e Federico Bertolucci, un'opera importantissima, una serie importantissima, che è la storia di animali che si muovono nel loro ambiente, vivono delle avventure, tutte senza testo. Si può dire quindi che l'immagine è più efficace rispetto al testo. Però, per esempio, io col testo posso dire una cosa del tipo: ho incontrato un tizio che aveva lo stesso sguardo orribile del mio professore delle medie. Questa cosa qua io la scrivo in una frase per mostrarla in immagini. Avrei bisogno di molte vignette, avrei bisogno di me, vedere me che incontro un tizio, questo tizio ha uno sguardo, questo sguardo ritorna in un'altra immagine, però appartiene a un professore delle medie che in realtà era malvagio o era comunque pessimo. Quindi in qualche modo ho bisogno di almeno 5-6 disegni per mostrare questa cosa, ma ci sono delle cose che anche non si possono mostrare, no? Tipo per esempio il sentimento, tipo certe implicazioni profonde, eccetera, eccetera. Quindi se l'immagine ha una capacità di decodifica più immediata ed è più d'impatto, così il testo esprime dei concetti complessi con una sintesi che l'immagine non ha. Quindi, siccome il fumetto è l'incontro di questi due codici, per realizzare dei fumetti efficaci vi consiglio di fare proprio questo, cioè usare
l'immagine per cose che si vedono, per cose esplicite, e poi il testo per cose che non si vedono, che sono interiori o comunque che non stiamo mostrando. Per esempio, nel fumetto classico, che specialmente in Italia deriva da un'epoca in cui si riteneva che i ragazzini fossero un po' più indietro rispetto agli adulti, e comunque in generale il pubblico era meno avvezzo alla fiction di oggi, per cui aveva bisogno di spiegazioni un po' più didascaliche, il testo dei fumetti era più didascalico, e nel fumetto classico è rimasto un po' didascalico, per cui il testo diceva la stessa cosa che avevo appena mostrato nel fumetto, nel disegno. Per esempio, dei cavalieri che attraversano il deserto, la didascalia diceva attraversarono il deserto. Quindi la didascalia mi ribadiva quello che avevo già appena capito, già appena visto immediatamente con un'immagine. Quindi questo, a meno che non facciamo un disegno classico o particolarmente didascalico volontariamente, è meglio evitarlo. È sempre meglio mettere, per esempio, che ne so, appunto, dei tizi attraversano il deserto a cavallo e io ci scrivo: avremmo sicuramente ritrovato Jane, oppure quella fu l'ultima volta che vidi l'Oklahoma. Cioè, mettere in testo qualcosa che io non sto mostrando e che quindi aggiunge delle informazioni, aggiunge delle comunicazioni rispetto a quello che vi sto mostrando, o delle anticipazioni, o qualcosa di rottura. Per esempio, pensate ai film di Tarantino: io mostro uno che carica e pulisce una pistola, e intanto lui dice, che ne so, la ricetta per i pancake, oppure dice il posto migliore per andare a mangiare, no? Pensate alla lunga, chi l'ha visto, alla lunga conversazione dei due sicari sul fast food di Amsterdam rispetto al fast food americano, le ricette, come cambiano i nomi dei panini, no? Mentre loro vanno a uccidere qualcuno. Quindi questo è da molta più tridimensionalità, molto più spessore alla storia, ai personaggi, perché chiaramente, se noi riusciamo a creare una scrittura che faccia da contrappunto a quello che stiamo vedendo, che faccia da ritmo diverso, che crei dei contrasti, ossia in qualche modo in completamento di quello che stiamo vedendo, sicuramente il fumetto sarà più corposo e più sintetico, perché avremo bisogno di meno pagine per raccontare la storia, perché alcune cose si dicono a parole, alcune cose si mostrano e non sono mai la stessa cosa. Per cui, importante, leggete prosa, leggete narrativa, leggete fumetti d'autore, guardate film d'autore, perché la qualità è sempre importante. Guardate serie di TV d'autore e cercate di capire la differenza anche nel cinema, nelle serie TV, nei fumetti, tra quello che viene mostrato e quello che viene detto e come, così che potete fare dei fumetti sicuramente molto più efficaci. Per cui vi saluto, al prossimo video. Seguiteci, iscrivetevi al nostro canale, condividete i nostri video, mandateci suggerimenti, mandateci disegni, mandateci dei vostri book e dateci anche il vostro parere. Quindi vi saluto, sono Daniele Manotta, a presto, ci vediamo al prossimo incontro.